And some unfortunate souls get carried away by them. E qualche sfortunata anima purtroppo è stata portata via da loro. Now let us consider what Srila Prabhupada gave. Ora consideriamo invece cosa Srila Prabhupada ci ha dato. In order to understand what Srila Prabhupada gave us, let us consider the third chapter of Adi Lila of Chaitanya Charitamrita. Per comprendere bene cosa ci ha dato Srila Prabhupada, prendiamo in considerazione il terzo capitolo dell'Adilila della Sri Chaitanya Charitamrita. In Chaitanya Charitamrita, the third chapter of Adilila, it is being described that Krishna, the original Supreme Personality of Godhead Krishna, comes once in the day of Brahma. In questa parte della Chaitanya Charitamrita è spiegato che Krishna viene in questo mondo materiale una volta ogni giorno di Brahma. Although Krishna says in Bhagavad Gita, Sambhavami Juge Juge, but Krishna's original Supreme Personality of Godhead Krishna doesn't come in every Yuga. He comes once in a day of Brahma. Sebbene Krishna affermi nella Bhagavad Gita, Sambhavami Juge Juge, ecco, ogni Yuga, in realtà Krishna nella forma della Suprema Personalità di Dio viene una volta ogni giorno di Brahma. And what is the duration of a day of Brahma? Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Together, one, Chatur Yuga or Dhiva Yuga. 1,000 such Chatur Yugas make a day of Brahma. Quindi un Mahayuga, quindi le quattro ere, mille di questi cicli di quattro ere formano un giorno di Brahma. And in once in a day of Brahma, Krishna, the original Supreme Personality of Godhead. E solamente una volta, ogni giorno di Brahma, Krishna, la Suprema Personalità di Dio, viene. So who is the original Supreme Personality of Godhead? Son of Madhava Maharaj, whose abode is Vrindavan. E chi è la Suprema Personalità di Dio? Krishna, figlio di Nanda Maharaj, e la sua residenza è Vrindavan. So it's repeated only once in a day of Brahma, in 1,000 Chaturyugas. E Krishna così viene rivelato solamente, si rivela solamente una volta ogni giorno di Brahma. When that happens, when does Krishna come? In a Brahma's day, there are 14 Manus. And the seventh Manu is Vaivarshata Manu. E quando ciò accade, in un giorno di Brahma ci sono 14 Manu e il settimo è Vaivarshata Manu. And a duration of Manu's reign is 71 Chaturyuga. E la durata di un ciclo di Manu è 71 Mahayuga. Chaturyuga. And then in the 28th Chaturyuga out of Vaivarshata Manus, 71 Chaturyuga, in Dwapara Yuga, at the end of Dwapara Yuga, Krishna comes. E nel 28esimo Mahayuga di questi 71, nell'era di Vaivarshata Manu, alla fine del Dwapara Yuga, Krishna appare. Which manvantara is this one? Which? This one? This Manu? Which Manu is ruling? Vaivarshata Manu. E qual è il Manu che sta in questo momento governando? È Vaivarshata Manu. And which Chaturyuga is this one? E quale Chaturyuga è? 28. Il 28. And which Yuga is? Dwapara Yuga just ended, Kali Yuga just began. We are in Kali Yuga. E siamo in Kali Yuga, ma Dwapara Yuga è appena terminato e inizia per Kali Yuga. In Dwapara Yuga, Krishna came and defeated his pastimes. Raja Lila. E in questo, alla fine di Dwapara Yuga, Krishna è arrivato e ha rivelato i suoi passatempi più intimi. So after Krishna performs his Raja Lila, he considers, now I reveal my Raja Lila, but how will anybody enter into Raja Lila? Quindi alla fine di questi passatempi del Raja Lila, Krishna ha pensato, sì, adesso ho rivelato questi aspetti così intimi,
ma come faranno le persone a comprendere e più entrare? Braja or Vrindavan is beyond Vaikuntha. Braja Vrindavana è oltre Vaikuntha. Generally, one renders devotional service following Vaikuntha. Generalmente si offre il servizio devozionale attraverso il Vaikuntha. Krishna himself are considered Shakul Jagate Mole Ore Vidhi Bhakti Vidhi Bhakti Braja Prem Dikenare Shakti. If the whole world worships me, all my devotees worship me following Vaidhi Bhakti. And this Vaidhi Bhakti cannot give Braja Prem. E Krishna considera a questo punto importante che tutti mi adorano, mi servono seguendo Vaidhi Bhakti, ma Vaidhi Bhakti non può portare al punto di Krishna Prem. Here the important thing to consider that Krishna himself is considering that the whole, all my devotees render, my devotees render service unto me following Vaidhi Bhakti. Quindi questo è un punto importante da comprendere, che Krishna stesso considera il fatto che tutti i miei devoti seguono la devozione attraverso il Vaidhi Bhakti. Rupa Goswami also mentioned in Nectar of Devotion, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhimvina Oikantiki Hare Bhakti Utpatri Bhakti. If one renders devotional service without following the scriptures like Ved Shruti, Vedas, Upanishads, Puran, Pancharatra, even though the devotional service may be very earnest, very sincere, still it will create disturbance. In questo punto è sollevato anche da Srila Rupa Goswami nella lettera della devozione Shruti Smriti Puranadi, che se il servizio di devozione non è compiuto in base e seguendo le scritture come Veda e Purana e Upanishad, allora questo servizio di devozione è un inutile disturbo per la società. Therefore Krishna had a problem. In Krishna aveva un problema. Krishna considered that the whole world, Shakul Jagate Mole Ore Vidhi Bhakti. Devotees serve me following Vaidhi Bhakti. Tutti i devoti mi servono seguendo Vaidhi Bhakti. And Vaidhi Bhakti will lead them to Vaikuntha. E Vaidhi Bhakti guiderà loro a Vaikuntha. So how will anybody come to Vrindavan? E allora come farà qualcuno ad arrivare a Vrindavana? Therefore Krishna had to find a solution. E allora Krishna ha dovuto trovare la soluzione. And he is the Supreme Personality of Godhead. He can always find a solution to any problem. Essendo la Suprema Personalità di Dio, può avere la soluzione a qualsiasi problema. Therefore, Krishna decided to come as a devotee. Perciò Krishna ha deciso di venire nella forma di un devoto. And when one renders devotional service to this devotee Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, following the scriptural rules and regulations, then one gets into Vrindavan. E se una persona compie il suo servizio di devozione servendo attraverso i Vaidhi Bhakti il devoto Krishna, allora può raggiungere Vrindavan. So here is two important points, very important point that we have to consider. Devotional service to the Lord must be rendered following the scriptural injunctions. Ci sono due punti molto importanti che dobbiamo considerare. Primo, che il servizio di devozione va compiuto seguendo e va in parte le regole e le regolazioni delle scritture. And the Vaidhi Bhakti through Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, as a devotee, leads one to Vrindavan. Ma il servizio di devozione, Vaidhi Bhakti, a Sri Chaitanya Mahaprabhu come devoto, porta a Vrindavan. Okay, now let's go to the third point. Okay, andiamo al terzo punto. The third point, I already defined what is Raganuga Bhakti. Il terzo punto che abbiamo già definito cosa significa Raganuga Bhakti.
How many of you remember the definition of Radha Mula Bhakti? Quanti di voi ricordano la definizione di Radha Mula Bhakti? Il Vasudev Prabhu. Very good. Seguendo un abitante di Vrindavan. Following a resident of Vrindavan who is a Radhatmika Bhakta is Radha Mula Bhakti. Seguire un abitante di Vrindavan che è un Radhatmika Bhakta, allora questa è la Radhatmika Bhakta. So who is Chaitanya Mahaprabhu? E chi è Sri Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is Krishna in the mood of Radhakani. Chaitanya Mahaprabhu è Krishna nel sentimento di Radhakani. So when one is serving Chaitanya Mahaprabhu, following Chaitanya Mahaprabhu, who one is following? E quindi se uno serve, segue Sri Chaitanya Mahaprabhu, chi sta seguendo? Radhakani. Who is the greatest devotee of Vrindavan? Chi è la più grande? Chi è la più grande devota di Vrindavan? So when you are following Chaitanya Mahaprabhu, what will happen? Quindi seguendo Sri Chaitanya Mahaprabhu cosa accade? You are following Chaitanya Mahaprabhu through Vaidhi Bhakti and it will automatically be transformed into Radha Mula. Segui Sri Chaitanya Mahaprabhu attraverso Vaidhi Bhakti, ma tutto questo servizio viene trasformato nel Radha Mula Bhakti. And in this way we can see that Srila Prabhupada gave the most perfect process. E quindi in questo modo possiamo... The process that was given by Krishna himself. Possiamo, to access Vrindavan. Possiamo capire che Srila Prabhupada ci ha dato il processo, il metodo più elevato per arrivare alla verità. Therefore, when somebody says Prabhupada didn't give us everything, we can simply tell them, get lost. Quindi quando qualcuno afferma che Srila Prabhupada non ci ha dato tutto, possiamo semplicemente risponderlo a loro, get lost. Not only get lost, you're already lost. Ti stai perdendo, anzi non ti stai perdendo, sei già perduto. Thank you very much for this question because it led us to explain something. I did not go into that part because I was afraid that this would take up a long time. Grazie mille Prabhu per aver sollevato questo punto, non volevo entrare in questo punto perché pensavo che ci voleva troppo tempo, ma invece... Yes, in this discussion, actually, Chaitanya Mahaprabhu led to the ultimate point was Radha Mula. E in questa conversazione con la Madhava Rai si arriva all'obiettivo più elevato che è Radha Mula. The devotional service following one of the residents of Vrindavan. Il servizio devozionale seguendo uno degli abitanti di And then actually, okay, now that we have come this far, I can make the final point here. E ora che siamo arrivati qui, a questo punto posso portare il punto conclusivo. In this, through this discussion, ultimately what happened? Ramananda Roy saw Chaitanya Mahaprabhu as Radha Krishna. E a questo punto della conversazione cosa accade? Che Ramananda Rai vede Krishna e Chaitanya Mahaprabhu nella forma di Krishna. Who is Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna. E chi è Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu è Radha Krishna. So when we serve Sri Chaitanya Mahaprabhu, then ultimately what we'll see? We'll see him as Radha. E se noi serviamo se ricerca di Mahaprabhu in ultima analisi, cosa vedremo? Vedremo lui come Radha e Krishna. And when you are seeing Radha Krishna, where are you? E se tu vedi Radha e Krishna, dove sei? Where will you be? Dove sarai? Very good. When you see Radha Krishna, then you are in Vrindavan. Quando vedi Radha e Krishna, allora sei a Vrindavan. So serve Sri Chaitanya Mahaprabhu and eventually you will see Radha. Quindi servendo se ricerca nel Mahaprabhu in ultima analisi arriverai a Radha Krishna. You will enter into Vrindavan. Ed entrerai a Vrindavan. Now the question is how to serve Chaitanya Mahaprabhu? What is the Vidhi Bhakti to Chaitanya Mahaprabhu? E allora a questo punto la domanda è allora qual è il servizio Vaidhi Bhakti a Sri Chaitanya Mahaprabhu? What is the instruction of the scriptures? How to serve Chaitanya Mahaprabhu? Quali sono le istruzioni delle scritture?
ci indicano come servire se ci fermano. Jagai Sankirtana Prayai Jadanti Sumedata. Sankirtan Jyoke Kare Krishna Aratana. Sri Chaitanya Mahaprabhu served through Sankirtan Jyoke. E se ci fermano viene servita attraverso il Sankirtan Jyoke. So just follow Mahaprabhu Sankirtan, distribute Krishna consciousness, chant the holy name, distribute Prabhupada's books to preach the glory of the Lord. And that is how Chaitanya Mahaprabhu will be served. And if we become engaged in the service, one fine morning we find ourselves in Vrindavan. Quindi impegnatevi nel Sankirtan Yagya, nella distribuzione della coscienza di Krishna, nella distribuzione dei libri di Srila Prabhupada, e seguendo queste istruzioni, un mattino meraviglioso ci sveglieremo a Vrindavan. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Thank you all very much. I'm very happy to be here. Although it's a very short visit, I came just for a day, and that's why I didn't inform everybody also. And I was in America, on my way to America, back to India, and just stopping in Milan for a flight. And then today I go to Switzerland for a short visit, and then I'll come back. Grazie molto, sono molto felice di essere qui. Si è trattato di una breve visita, vengo dagli Stati Uniti, diretto in India, però con una breve pausa in Svizzera, ma sono molto felice, grazie molto. Thank you very much. Hare Krishna, Gaur Premanand, Krishna Swami, Krishna Prabhupada. Thank you.